In esito alla discussione del testo di Stefano La Porta, non va certo scompagnato dal doveroso, ma anche sentito e sincero rispetto e apprezzamento per la persona ben individuata del magistrato che se ne è fatto portatore e del quale piace sempre sottolineare, tra l'altro, il tratto inappuntabilmente cortese pur nel calore della contesa processuale. Estremiamo del pari il nostro rispetto da leali contraddittori per l'ufficio rappresentato dal suo titolare. E tuttavia è inutile nasconderselo. L'iniziativa è grave, ovviamente ben al di là dei suoi termini strettamente formalistici, nessuno intendendo porre in dubbio la legittimità di una richiesta di trasmissione di verbali al proprio ufficio, il che postula a sua volta il compimento, per quel che attiene ai poteri presidenziali, di un semplice atto dovuto. Non ci deve interessare in questo momento il merito della questione relativa alla attendibilità o meno di quanto dichiarato dal giovanissimo Stefano La Porta, risultato così indigesto per il pur capace stomaco dell'accusa. Ne parleremo a tempo debito. Ci consenta solo, signor Presidente, del tutto incidentalmente, di invitare l'accusa stessa a non spiare con eccessivo tormento la pagliuzza che ritiene di avere rinvenuto nell'occhio, non sappiamo se strizzato, socchiuso o quant'altro, del testimone per dedurne un supposto e sospetto ritardo nell'esposizione dei suoi ricordi su quanto notato il 9 maggio all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Ci consenta altresì, signor Presidente, sempre a questo proposito, di suggerire invece alla stessa accusa, visto che parliamo di ritardi mnemonici, a preoccuparsi semmai della trave mastodontica infitta nei suoi bulbi oculari. Veniamo allora al dunque, per non sottrarre tempo prezioso al lavoro della Corte. La questione si pone evidentemente per il futuro, me lo deve consentire, illustre Presidente, e non può non sollecitare la vostra attenzione, signori giudici, perché potrebbe incidere direttamente sulla tranquillità d'animo e sulla genuinità delle deposizioni di coloro che dovranno sfilare innanzi a voi nelle prossime udienze. Alla radice dell'iniziativa dell'accusa, lo diciamo chiaramente, ma è evidente per chiunque, si coglie infatti un impegno. Presidente, mi scusi, sono costretto, nonostante la mia proverbiale buona educazione, a interrompere l'avvocato Rossi. Non è consentito, Presidente. Signori della Corte, non è consentito fare queste specie di arringhe difensive anticipate, né di criticare o meno in questa sede l'attività di titolarità dell'azione penale del pubblico ministero. Non è consentito. Avvocato Rossi, arriviamo al concreto, per favore. Concreto. Io invitavo. Allora, signor Presidente, io prescindo da valutazioni. Prescinda, forse è meglio. L'invito è quello di entrare nel concreto della questione. Allora, io ancora non ho capito qual è la questione, Presidente, per mia ignoranza ovviamente. Io prescindo, signor Presidente, da valutazioni che credo che sono nella mente di tutti e mi permetto solamente di dire, e concludo sul punto, che siamo in presenza quindi per l'effetto oggettivamente minatorio nei confronti di tutti i testimoni che dovranno venire a deporre in questa sede, e sono giovanissimi testimoni, che riferiranno su quanto visto o avvertito all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto, noi avvertiamo una prospettiva obiettivamente allarmante, il che ci induce, questa è la mia richiesta, signor Presidente, e la preghiamo di non considerare questa nostra una indebita intrusione nelle sue prerogative, a domandarci se non sia il caso a questo punto di non limitare il suo intervento, se quanto dispone l'articolo 497 del Codice all'avvertenza rivolta al testimone del suo obbligo di dire la verità, ma di estenderlo, il che non guasterebbe, alla rassicurazione circa la sua sorte futura, ove si intende egli abbia deposto secondo coscienza e senza riguardi. Ma è previsto dalla norma un avvertimento simile, una raccomandazione simile, un'esortazione simile? Non è previsto dalla norma. Presidente, lei mi consentirà che dopo quanto è avvenuto, credo che sia una nostra preoccupazione che noi ci permettiamo di sottoporre alla cortese sua attenzione. Va bene. Gli altri difensori vogliono intervenire sul punto? No.
Pubblico Ministero vuole fare qualche osservazione? Rispetto a quello che è stato detto in questo momento, questa Procura della Repubblica non ha nulla da osservare perché si attiene al codice di procedura penale, alla deontologia professionale e a quello che è argomento di questo processo. Ha sempre fatto in modo di lasciare fuori da questo processo, sia in sede di indagini preliminari che in sede di dibattimento, cose che con questo processo non entrano assolutamente nulla. Si limita soltanto ad osservare che non lascia a interviste e quindi a messaggi trasversali le definizioni di metodi bulgari che pur sono state usate da qualche rappresentante della difesa, non so con quale attinenza e con quale rispetto della deontologia professionale. Questa Procura della Repubblica, il sottoscritto e il dottor La Speranza, per abitudine le cose se le dicono direttamente, non le mandano a dire, né le dicono sui giornali. Né sono abituati a dire cose sui giornali e poi a scusarsene in privato. Sono vecchi metodi che dovrebbero essere abbandonati, sempre sul piano della deontologia professionale. Questa Procura della Repubblica non accetta lezioni di procedura penale da nessuno. Non ha altro da dire. Beh, io invece osservo una cosa, in relazione alla questione... Se posso, solo un chiarimento perché è chiamato in causa dal mio intervento. Io volevo... Ricordiamoci che dobbiamo fare un processo. Appunto. Ecco. Per chiudere la questione al di fuori di ogni possibile polemica, devo chiarire che con riferimento a quella espressione alla quale ha fatto cenno il signor procuratore Ormanni, io non me ne sono scusato di quell'espressione, ho semplicemente detto di non aver mai proferito nel corso di quella intervista un'espressione di quel tipo, mi sembra che sia cosa diversa. Va bene. Per quanto riguarda la questione La Porta con la richiesta di trasmissione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero, faccio presente che la Corte non può, non vuole e non deve interferire sull'esercizio dei poteri del Pubblico Ministero. Ho già fatto appello alla lealtà, alla collaborazione di tutti nell'espletamento dei loro distinti compiti. Rinnovo questo appello. Iniziamo con Presidente, mi consenta una dichiarazione, la consenta anche alla difesa di Ferraro. Siracusano per Ferraro. Dell'udienza dell'altro giorno la difesa di Ferraro intende parlare da un altro punto di vista, da una diversa prospettiva. Il dibattimento deve chiarire talune situazioni processuali che attendono una congrua definizione. Mi riferisco alle situazioni processuali comunque coordinate alle problematiche della contestazione. Bisogna accertare se nell'udienza dell'altro ieri vi sono state delle contestazioni da parte del pubblico ministero o dei difensori e quali effetti debbono trarsi da queste contestazioni. Sì, e allora anche lei, professore, in conclusione cosa vuole sostenere? No, Presidente, voglio dire... Noi dobbiamo sentire numerosi testi, sì, discutendo in questo modo, non facciamo nulla, ne ho bloccati. Presidente, noi dobbiamo sapere se gli atti in relazione ai quali è stata palesata una divergenza fra ciò che è avvenuto al dibattimento e ciò che è avvenuto nelle indagini preliminari sono atti da acquisire al dibattimento in base a una contestazione o meno. Questo, il coordinamento fra indagine e prova la dobbiamo conoscere. Noi abbiamo di fronte una richiesta del pubblico ministero di trasmettere il verbale di esame testimoniale. Ma nessuno lo sta discutendo. Basta, tutto il resto poi per il momento non ci interessa in questo momento. A noi interessa oggi sentire i testimoni che stanno aspettando dalle 9. Sì, Presidente, ma io, però siccome la premessa di questa richiesta del pubblico ministero
consiste nella divergenza fra talune dichiarazioni. Se questa divergenza è coordinata a contestazioni, bisogna allegare gli atti. Se questa divergenza, come noi riteniamo, non è coordinata ad una contestazione, gli atti non allora cosa dovrebbe fare la Corte? Mi spieghi? No, no, io vorrei che il pubblico, non la Corte. Ecco, e allora, siccome la Corte non deve fare nulla in questo momento, adesso... Sentiamo i testimoni. Presidente, io parlavo alla Corte rivolgendomi al pubblico, vorrei sapere soltanto se vi è stata o non vi è stata una contestazione. Ma io non ho capito, se l'avvocato Siracusano vuole sapere qualcosa, venga in procura e la venga a chiedere, dice bisogna di parlare per l'interposta persona. Primo testimone, basta adesso. Primo testimone. Presidente, perciò su questa mia richiesta non... La richiesta sua non può essere avanzata alla Corte. Ma io non l'avanzo alla Corte, sto invitando il pubblico ministero a dirmi se c'è stato o non c'è stata una contestazione. Avvocato Siracusano, venga in procura. La contestazione del pubblico ministero non può essere fatta nell'aula dell'udienza. Il pubblico ministero l'altra volta ha richiesto gli atti al suo ufficio per valutare la situazione. Ma la premessa è la contestazione, Presidente, io non lo so. Presidente, possiamo... Voglio dire, io devo ritenere che non c'è stata una contestazione. Mi deve scusare. Io devo prendere atto che non c'è stata una contestazione. Il ministero c'ha da dire qualcosa in proposito? Assolutamente no, Presidente. Sto aspettando di cominciare l'udienza io. Sì, va bene. Cominciamo l'udienza. Prendo atto che non c'è stata una contestazione. Prende atto di quello che vuole, può prendere atto pure che è venerdì mattina, che ragionamento. Avvocato Patanè, lei per il momento non ha alcun titolo, per favore si accomodi e inoltre quando si viene come avvocato si deve indossare la toga. Presidente, una posizione fisica... No, per quanto riguarda il signor Laporta, viene qui semplicemente per produrre un documento ottemperando a un ordine della Corte. Presidente, io desidero dire una sola cosa. L'ufficio del pubblico ministero ha diramato notizie di stampa attestando la iscrizione nel registro degli indagati per il reato di falsa testimonianza e favoreggiamento personale del signor Stefano Laporta. Ora, è del tutto singolare che il pubblico ministero in questa sede, in questo momento, abbia chiesto alla Corte di glissare su questa posizione. È una necessità formale ed assoluta, Presidente. Perché lei non ha titolo in questo momento. Io non ho titolo. Non ha titolo, e quindi la interrompo. Signor Laporta, può dire... Signor Laporta, lei è venuto qua ottemperando un ordine della Corte, è vero? Certo. Ha portato un documento, produca il documento alla cancelleria e se ne vada. Sì, arrivederci. Il primo testimone di oggi. È incredibile, non si fa processo. E Polverini Alessandro, presidente. Polverini Alessandro. Basta, come la vuoi? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanta è mia conoscenza. Come si chiama? Polverini Alessandro. Ed è nato? A Roma il 22/09/76. Sì, sappiamo dove abita, che cosa fa di professione? Studio, studente. Studente, in che cosa? In legge. In legge. Anno? Terzo anno. Lei deve dire la verità.
a nome di legge dell'avverto che in caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Bene, questo lo devo dire perché è previsto dalla legge e mi è stato detto che devo richiamare ogni volta il contenuto di questa norma. Mi è stato detto da tutti. Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Ma, signor Polverini, se mi può riferire in ordine alla sua frequentazione dell'università, in particolar modo alle lezioni di filosofia del diritto che lei avrebbe seguito. Le lezioni non le ho seguite, ho seguito il seminario di filosofia del diritto col dottor Scattone, il dottor Ferraro e il dottor Incorvati. Ecco, ci può raccontare quali sono gli argomenti che furono trattati riassuntivamente in questi seminari? Il dottore Incorvati non lo ricordo, e nemmeno il dottor Scattone. Ho ricordi abbastanza vaghi, diciamo è successo un paio d'anni fa, credo. Senta, allora, se lei un momento che raccordi così mi dice vaghi, giustamente dopo un anno. No, dopo due. Dopo due, mi permetto di ricordarle allora. Con la formula delle contestazioni, quanto lei ha dichiarato in precedenza, sul punto. La prima parte di questi seminari era tenuta dal dottor Scattone, che trattava della logica aristotelica, il dottor Ferraro trattava invece dell'omicidio di via Domenico Cirillo. Ricorda questo? Anche di questo, sì, è vero. Ricordo. Ecco, ricorda qualcosa su questo omicidio di via Domenico Cirillo? Sì, era allora un processo dove nelle fotocopie che ci avevano consegnato si parlava di questo processo che era basato su prove indiziarie e condizionato dall'opinione pubblica. E in particolare si parlava appunto dell'abilità degli avvocati e del loro modo insomma, di poter arrivare a un processo anche se non c'erano risultato, anche se non c'erano prove schiaccianti. Ho capito. Senta. No, questo non ho capito, anche se non c'erano prove schiaccianti. Cioè, si parlava del modo con cui dell'abilità degli avvocati e delle loro tecniche per ottenere la soluzione. Non mi ricordo se era della difesa o era il PM. Leggo per omicidio. Sua per, nel senso che le fotocopie io le ho consegnate, ma sì, non le fotocopie le abbiamo. Io per sempre col meccanismo delle contestazioni rileggo quello che lei ha dichiarato, perché è leggermente divergente da quello che oggi dice. Si trattava di un processo per omicidio in cui il colpevole era stato condannato sebbene non si fosse giunti ad alcun riscontro oggettivo di colpevolezza. Esattamente. Ecco. E l'accusa si basasse solo su prove indiziarie. In particolare si studiava l'effetto dell'opinione pubblica sfavorevole all'imputato e che è riuscita a influenzare i giudici. Perfetto, esatto. Ecco, questi ricorda qualcosa in particolare poi in ordine a quello che aveva detto Ferraro? No. Ricorda in particolare se voi avete commentato questo tipo di lezione? Siccome mi sembra che si parlasse della forma, diciamo, di come le parole venivano usate in un processo, delle tecniche insomma, linguistiche, ci era sembrato strano a molti, insolito, che si parlasse di quel processo. Poi per chi studia legge, quando si vede che insomma, si applica la pratica, sempre qualcosa di interessante, insomma, di coinvolgente. Cos'è che vi appare strano? Il fatto di si parlasse di un omicidio o qualcos'altro? No, strano perché si era passato da un discorso sulla logica, della logica formale utilizzata, ad un omicidio di via Domenico Cirillo. Sì. Ma tutto qui. Era particolarmente interessato Ferraro a questo argomento o lo era interessato come lo erano tutti gli altri, cioè Scattone, Incorvati o altre persone del genere? No, beh questo non me lo ricordo, ma allora, no. Se non lo ricorda glielo rileggo io. Il seminario andò avanti per diverse lezioni. Sempre su questo argomento
sul quale il Ferrara appariva particolarmente appassionato. Se l'ho detto vuol dire che in quel momento sì, dai, lo confermo tutto quello che ho detto, insomma. Sì, 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 ovviamente. Senta, il aveva avuto dei dubbi su come l'argomento fosse affrontato da Ferraro? Dubbi? Sul taglio dell'argomento? Lei ha detto, le spiego, lei l'ha già detto questo, a questo corso rimanevamo molto perplessi perché ci chiedevamo cosa mai potesse entrarci un processo penale con la logica aristotelica, almeno nel modo e con il taglio con il quale l'argomento venne trattato da Ferraro. Ce lo può spiegare? Questo è quello che lei ha detto. Sì, eravamo rimasti sorpresi. Lei parla del modo e del taglio. Ecco. Beh, io del modo e del taglio non l'ho detto, non è stata detta la deposizione, ho detto che eravamo rimasti sorpresi di come, del cambiamento di argomento nel seminario, che doveva essere un seminario di filosofia del diritto. Va bene, la ringrazio. Presidente del Pubblico Ministero chiede che vengano acquisite, oltre alle dichiarazioni del precedentemente rese da Polverini Alessandro, anche i suoi appunti che riscontrano. Sì. Poi sentiremo il parere in proposito degli avvocati, ma intanto passiamo la parola alla difesa Ferraro. Senta, oltre che parlare di questo omicidio, il Ferraro illustrò anche i contenuti di una ringa difensiva. Lei ricorda? Sì, mi sembra, io non ricordo perfettamente, dovete capire, è passato troppo tempo, però mi pare che proprio il seminario fosse su questo, sulla ringa difensiva e sull'omicidio, insomma, sul quell'omicidio. Sì. In relazione a questa ringa difensiva, Ferraro prospettò i problemi concernenti l'esordio della ringa, l'argomentazione, l'epilogo. Me lo ricordo. Non se lo ricordo. Lei sa se si trattava della ringa difensiva del professore Bellavista, lo ricorda il fatto? No, io ecco, non lo ricordo. L'ultima domanda, lei a quell'epoca, a quale anno è iscritto della facoltà di al Giuridica? Primo. Al primo anno. Perciò erano le prime lezioni del primo anno. Erano, mi sembra le prime lezioni del primo anno, sì. Almeno il primo seminario è l'unico che ho fatto. Grazie, nient'altro. La parte civile. Signor Polverini, lei ha partecipato al seminario di logica giuridica? No. Ha mai sentito il dottor Ferraro formulare teorie riguardanti l'impunità del caso di omicidio? L'impunità in caso di omicidio? Sì. No. Presidente, per la Corte, per chiarire l'oggetto di queste due domande, perché io leggo nella richiesta di citazione del signor Polverini da parte della Procura della Repubblica, in ordine all'argomento come testimonianza, se avesse partecipato al seminario di logica giuridica e semmai qualcuno degli assistenti, in questo caso per quanto ci riguarda Ferraro, avesse formulato teorie sull'impunità per l'omicidio. Non c'è bisogno che giustifichi la sua domanda. No, è stata già ammessa. Anche per far chiarire. Chiedo scusa. Se riusciamo a capire, avvocato. Chiedo scusa, presidente, ma quello che il testello avvocato ha detto è proprio riportato nelle dichiarazioni rese dal test. Sì. No, si parla. No, chiedo scusa, presidente. Come qui si parla di logica giuridica. Lei ha mai partecipato a un seminario di logica giuridica in cui c'era Ferraro per caso? No, nemmeno alle lezioni. La ringrazio. Ancora non l'ho dato l'esame, quindi. La parte civile. Nessuna domanda, Difesa Scattone, nessuna domanda? Gli altri avvocati? Sì, presidente, solo una. Difesa? Avvocato Giulia Buongiorno, difesa professore Romano. Sì. Volevo soltanto un chiarimento del test. Chi era il professore titolare di cattedra nell'ambito dei quali poi si svolgevano questi seminari? Professor Caccaterra, credo. Grazie, ho finito, presidente. Una domanda da parte mia. Questi appunti li ha redatti lei o li ha ricevuti da qualcuno?
No, sono miei, sono miei. Sì, appunti di sua, sì, li ha scritti lei? Sì, sì, li ho scritti di mia mamma. Certo, ma man mano che sentiva... Sì, ma più che altro sono le fotocopie che ho dato alla... Sì, abbiamo preso le fotocopie, sì. Non per sottrarre materie di studio. L'acquisizione non c'è nulla, nessun parere contrario? Se potessimo un attimino verificarle, vedere... Sì, ma questo l'avevo già detto, no, prima. Pubblico ministro, se lo metto a disposizione della difesa. Intanto lei può andare, grazie tanto. Buongiorno. E adesso ricordiamoci di acquisire così in questo accesso. Ma questo non sono miei, questo è incorporato. Devo fare l'invito sì. Se fosse previsto l'avrei fatto. Se fosse previsto l'avrebbe chiesto così, come una vecchia di soccorsore che l'ha espresso. Perché? Perché così si parla di loro? Qual è il problema? Aspetta signorina, lei è stata chiamata per rendere testimonianza, deve dire la verità, in caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Legga adesso la dichiarazione di impegno, legga pure. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, come si chiama? Giubilo Federica. È nata? A Roma il 7 settembre 77. È studentessa? Sì. Facoltà? Di legge alla LUIS. Anno? Secondo? Primo anno. Adesso primo anno? Sì, l'anno scorso ero alla Sapienza. L'anno scorso era? Ero alla Sapienza, facevo il primo anno di legge alla Sapienza. Pubblico mistero? Ringrazio. Senta, lei conosce Giuseppe Gerace? Sì. È un suo compagno di studi? Sì, è un mio amico e abbiamo preparato insieme un esame. Senta, ricorda se vi siete visti il 9 maggio? Sì, ci siamo visti la mattina del 9 maggio. L'ha accompagnato in qualche luogo? Sì, abbiamo studiato prima insieme a casa mia e poi siamo andati all'università a prenotarci per l'esame che stavamo preparando. L'esame? Che stavamo preparando. Ormai che c'è, ci dica qual è questo esame? Economia politica. Senta, siete passati per caso per filosofia del diritto? Sì, siamo passati per filosofia del diritto, non mi ricordo se una volta o due volte, perché Giuseppe cercava un suo amico perché doveva organizzare una cena. Si ricorda il nome dell'amico? No. Non si ricorda. Sa se Giuseppe Gerace in qualche modo svolge delle funzioni presso l'Istituto di Filosofia del Diritto? Sì, adesso no. Allora sì, lavorava come borsista a filosofia del diritto. Aveva dei compiti particolari? Le ricorda? Non lo so. Va bene, io non ho altre domande, grazie. La difesa Scattone. La difesa Scattone può porre le domande. Signora Giubilo, lei ricorda in particolare a che ora vi siete recati presso l'Istituto di Filosofia del Diritto, lei in compagnia del Gerace? No, allora sinceramente non la ricordo. Penso
intorno alle 11:30, 11. Siamo passati, cioè ho visto l'ambulanza quando è successo il fatto, insomma. Quindi... Ma l'ambulanza, mi scusi, l'ha vista prima o dopo? L'ho vista dopo. Quindi andando via? Sì, andando via dall'università. Io le faccio presente che l'ambulanza non era sul luogo alle 11, neppure alle 11:30. No, sì. Eventualmente con testi, pure l'avvocato. No, non c'è. Non informa la feste di quello che lei, no, sa. Cerco di sollecitare, sì, la sua memoria nel modo che bisogna. Lei c'ha il verbale in mano, più trasparente possibile. Contesti pure. Lei nel verbale reso alla Digos il 4 giugno del 97 dice: adesso che me lo chiedete, ricordo che quel giorno, mi pare verso le 12:30, avevo un appuntamento. A che cosa fa riferimento questo orario? È un appuntamento che avevo con mia cugina, ecco, con il mio commercio. Ecco, ma questo appuntamento intanto avvenne alle 12:30 e comunque come si colloca nella dinamica dei fatti che ha già riferito al pubblico ministero? Avviene prima, dopo? Dopo. Quando sono andata via dall'università sono passata con il mio commercio per questo appuntamento. E che cosa ha fatto? Dovevo parlare con mia cugina di una vacanza. Quando lei insieme al Gerace si è recato presso l'Istituto di Filosofia del Diritto, ricorda in che ambienti si è soffermata, se è entrata all'interno, se è entrata in una stanza in particolare? Sì, siamo passati, ora non so, è la sala dove c'è l'Istituto di Filosofia del Diritto, non so se ha un nome. Fuori c'è scritto Istituto di Filosofia del Diritto. Sì, e poi c'è un corridoio, sì, oltre. Sì. E voi siete entrati nel corridoio o vi siete fermati nella prima stanza? Siamo passati in quella stanza per cercare questo suo amico. Ma è una stanza collocata all'interno del corridoio oppure nell'immediato ingresso? Non lo ricorda questo. Adesso l'ingresso. Cioè lungo il corridoio c'è questa stanza. E non ricorda se si trova sulla destra o sulla sinistra di questo corridoio rispetto all'ingresso? Entrando dall'entrata principale di legge si trova sulla sinistra. Quindi entrando appena nel corridoio a sinistra. È la prima porta sulla sinistra. Ecco, lei non è andata oltre nel, no, nell'istituto. È entrata in questa stanza o c'è entrato soltanto il Gerace? Non me lo ricordo. Non lo ricorda. Vi siete recati in quel luogo soltanto una volta o più volte? Non mi ricordo se ci siamo passati solo una volta o due. Non ho altre domande, grazie. Parte civile. Soltanto una domanda. Soltanto una domanda. Perciò siete lei con Gerace, siete andate una volta o due volte all'Istituto di Filosofia del Diritto? Non me lo ricordo. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Se non lo ricordo, non insisto appunto. Se lo esclude che siano tornate due volte. Allora la parte civile. Avvocato Andreozzi, parte civile, signora Vivina, scusi, tentando di aiutare anche il suo ricordo, io le contesto allora che nel verbale di interrogatorio reso il 4 giugno 97 lei ha detto: è passato a salutare dei suoi amici all'Istituto di Filosofia del Diritto, mi pare che devono parlare di una cena e si devono mettere d'accordo. Poi siamo andati a prenotare e andando via siamo ripassati da questi amici di Gerace. Leggendo questo, deduco, e lei vorrei che me lo smentisse o me lo confermasse, che lei quantomeno due volte è passata all'istituto. Sì, mi pare di sì, sono sicurissima, è passato tanto tempo. Tanto tempo? È un anno e mezzo fa, neanche. Comunque, signoria, lei ricorda ad ogni modo, siete andati in questa stanza a cercare gli amici della Gerace, ha detto che non ricorda il nome, non mi interessa. Poi dove è andata? Dove siete andati? Dopo siamo andati
in biblioteca Alessandrina a cercare un nostro amico, però la biblioteca era chiusa, lui non c'era e siamo andati via. Ecco, poi siete tornati, secondo questa precedente verbale, sempre all'istituto, sembrerebbe. Dopo essere andati via dalla biblioteca? Sì. Ah, non me lo ricordo. E perciò non ricorda neanche quanto tempo è trascorso dal momento in cui siete andati a cercare questi amici del Gerace che non c'era. All'istituto di filosofia Gerace cercava un amico. Sì. L'ha trovato o non l'ha trovato? Non l'ha trovato. Bene. Poi siete andati alla biblioteca Alessandrina, poi secondo questa precedente versione che io le ho contestato, sareste ripassati. Ricorda grosso modo quanto tempo è trascorso? Sinceramente. Se è una questione di mezz'ora, un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti. Non lo so, penso poco tempo. Ricordo poco tempo. Lei ha anche detto, siamo usciti all'ingresso principale, siamo andati alla biblioteca Alessandrina che però era chiusa, quello che ha detto adesso. Poi ha detto anche un'altra cosa, prima che gliela contesti. Lei ricorda se andando via, cosa ha notato andando via? Dalla biblioteca Alessandrina? Alla fine, quando state andando via dall'università. Sì, ho notato c'era molta gente, ci siamo avvicinati e c'era l'ambulanza. E qualcuno diceva una ragazza si è sentita male, una ragazza è svenuta, poi qualcuno ha detto gli hanno sparato, io mi sono spaventata e ho detto a Giuseppe va bene andiamo via. Esattamente, è questo che aveva già detto. Lei ha anche detto onestamente a suo tempo che non era in grado di specificare gli orari del movimento sopra descritti, cioè quelli di adesso. Poi è stato già ricordato alla difesa. Aveva questo appuntamento alle 12.30. Intanto dove ce l'aveva questo appuntamento? Alla facoltà di economia e commercio. Sempre nell'ambito dell'università o fuori della città universitaria? Si trova fuori la facoltà di economia e commercio. Ecco, dalla dove? Non so la via. Si trova sulla parallela a Viale Regina Elena. Sulla parallela di Viale Regina Elena. Quanto tempo ci vuole per arrivare dalla città universitaria all'istituto di economia e commercio? Ma ci vorranno 5-10 minuti. Lei era a piedi o era con un mezzo? Non mi ricordo, forse mi ha accompagnato Giuseppe con il motorino o forse sono andata a piedi. Quando siete andati Giuseppe via? Gerace, andati vero? Via. Giuseppe Gerace, sì. E questo appunto, perciò quando lei dice, mi ricordo perché mi era sollecitato la polizia nell'interrogatorio, che mi pare alle 12.30 avevo un appuntamento con mia cugina di economia e poi io. Ecco, come colloca? Perché ha importanza questo orario? Sta alla città universitaria, vede questo capannello, vede l'ambulanza, lei si spaventa perché parlano di una colpo che sarebbe stato sparato contro quella ragazza che lei non sa chi fosse, all'epoca ovviamente non sapeva chi fosse. Ecco, perché ricorda che alla mezza c'era questo appuntamento? Perché era un appuntamento che io avevo da un po' di giorni con mia cugina, quindi me lo ricordo. No, questo l'ho capito, ma perché in quel momento, dovendo andare via, era mezzogiorno e 25, era mezzogiorno e un quarto, era mezzogiorno, aiutare per farle ricordare nei limiti l'orario, signorina. No, sicuramente, cioè stavamo andando via dall'università perché io avevo questo appuntamento, poi abbiamo visto sì. Tutta questa gente, quindi sicuramente era un orario vicino a mezzogiorno e mezzo. Ecco, ci mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo, sì. Possiamo dire una cosa di questo tipo? Sì, penso di sì. Ecco. Allora torniamo invece a quando siete arrivati alla città universitaria. Mi pare di ricordare che lei e Gerace avevate studiato insieme quella mattina. Dove? A casa mia. E a che distanza sta a casa sua dall'università? Più o meno? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Siete venuti con un mezzo pubblico? Siete andati con un mezzo pubblico? Prego. Con il motorino di Giuseppe Gerace. Ho capito. E a che ora siete arrivati più o meno all'università? Non lo so, penso che con le cose che ho fatto saremmo arrivati intorno alle 11, però non me lo ricordo. Dare la sua memoria, a che ora si sveglia di solito lei? Non mi ricordo, penso. No, non si ricorda, di solito a che ora si sveglia?
Dipende da quello che devo fare. Quando deve andare all'università, a che ora si sveglia? Alle 7. No, non dica la verità, eh. È vero, sì. Senta signorina, posso continuare, Presidente? Sì. Signorina, mi scusi, però il suo amico Giaraci è venuto a casa sua a studiare, a che ora è arrivato? Di solito ci vedevamo intorno alle 9, perché ci vedevamo spesso in quei giorni, quindi penso intorno a quell'ora. Quanto tempo avete studiato insieme, più o meno, quella mattina? Un quarto d'ora, mezz'ora, due ore, non lo so. Due ore più o meno. Poi siete usciti insieme e siete andati con lo stesso mezzo o con due mezzi diversi? Con lo stesso mezzo. Nel contesto che lei a suo tempo disse che lei era andata con la macchina e il suo amico era andato con il motorino. Ah, sì, è una è cosa vero. Di secondaria importanza, era per, sempre per aiutare no, la sua no, morte. È vero, è vero. Sì, perché io avevo questo appuntamento e sono andata, sì, sì, è vero. È vero. Allora sono andata all'appuntamento con mia cugina con la macchina. Ecco. Lei ha pure precisato, e anche Gerace, dove l'avete posteggiato, eccetera. Adesso per rinfrescare la sua memoria. Non ci interessa, non gliela faccio la domanda. Tornando a quando è arrivata all'università, la prima cosa fatta alla città universitaria, qual è stata? Credo che è stata, ci siamo andati a prenotare per l'esame. E poi? E poi da quello che ricordo siamo passati a filosofia del diritto. Ecco, adesso avendo ridescritto tutto questo, può dirci ancora una volta più o meno a che ora siete passati all'istituto di filosofia del diritto? Tra le 11 e le 11 e mezza, penso. La prima volta, ho capito. La ringrazio, non altro. C'è qualche altra domanda? Nessuna domanda. Signorina, una cosa vorremmo sapere. Lei ha guardato dentro la stanza? Ma penso di sì, avrò guardato. C'era qualcuno dentro? Sì, forse sì. Forse penso sì. Un amico di Giuseppe. Lei lo conosce, il signor Francesco Liparota, dipendente? No. Dell'università? No. Va bene. Io ho finito. Possiamo andare via la testa? Grazie. Grazie. Presidente, credo che si debba acquisire il verbale di interrogatorio, perché io le ho contestato in relazione alle parti contestate. Esatto. Per quanto riguarda gli appunti del test che abbiamo sentito poc'anzi, non ci sono opposizioni? No, Presidente, ci arricchiranno la cultura perché ci sono degli estratti. Sì, allora acquisiamo gli appunti. Gli appunti già del sono. Redatti dal test, si chiamava? Oddio, Polverini. Polverini. E si acquisisce anche il verbale Giubilo nelle parti contestate. Si accomodi, prego. Prima che legga la dichiarazione di impegno, l'avverto che lei è chiamata per rendere testimonianza. La testimonianza deve essere veritiera. In caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Legga la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Si chiama? Gerace Giuseppe. Ed è nato? 12 agosto 1976. Dove? A Roma. A Roma. È studente? Studente, sì, in legge. Sì, dica. Studente, di giurisprudenza. Giurisprudenza anno? Terzo. Pubblico ministero. Grazie. Signor Gerace, lei dovrebbe ricostruire un attimo la mattina del 9 maggio, con calma, eventualmente se non ricorda io poi...